Ciao a tutti, buon anno, ben ritrovati. Io sono Roberta Fiano, in arte Robian, e vi ricomincio a parlare di arte nell'anno nuovo. Quindi vi faccio di nuovo tanti auguri, buon anno, e ricomincio da un argomento che per me è interessante, perché parlando con degli amici di arte contemporanea durante le scorse vacanze di Natale, molti mi hanno detto: vabbè, però l'arte astratta, è facile copiare, fare, dire, non è necessario essere bravi a disegnare per poter fare il pittore di arte astratta, che sono due macchie buttate lì, che cos'è? Non è arte. Allora mi sono sentita, diciamo, un dovere morale di spiegare la differenza fra quello che significa un buttare delle macchie a caso e quello che invece è la storia vera del surrealismo astratto, in particolare del suo portavoce, dell'artista che ha portato, diciamo, l'espressionismo astratto alla conoscenza, diciamo, e alla storia, quindi l'ha regalata alla storia dell'arte contemporanea, ed è Jackson Pollock. Naturalmente prima di lui Max Ernst nel 1943, già inventore dell'assemblaggio del frottage, poi vi farò, diciamo, vi spiegherò indicativamente che cos'era, perché l'assemblaggio è quello di assemblare delle cose, delle immagini, anche dei ritagli di giornale, e poi inserirli in una pittura. Mentre invece il frottage è prendere delle che so, faccio un esempio, una spugna, quelle per pulire per terra o che ne so, che hanno un particolare texture, bagnarla nel colore e poi tamponare sulla tela, si creano degli effetti interessanti, quello, diciamo, è frottage. Naturalmente io mo, ve lo dico in maniera molto veloce veloce, senza entrare nel dettaglio, altrimenti ci vorrebbe più di 10 minuti. Perciò vi parlo semplicemente di quello di cui sono stata chiamata comunque a spiegare anche dai miei amici, no? Il surrealismo astratto, in particolare il dripping, cioè la tecnica appunto adottata da Jackson Pollock per le sue opere, che sono rimaste praticamente nella storia dell'arte contemporanea pietra miliare. Naturalmente, come ho detto prima, nel 1943 fu utilizzata già da Max Ernst, che prese un contenitore di colore, cioè secchiello pieno di colore, forato nel basso e fatto oscillare con una corda, in modo da creare appunto degli effetti di gocciolamento, perché dripping significa gocciolamento praticamente, sulla tela, e creando quindi degli effetti cromatici e di movimento del colore attraverso queste gocce che sparse in maniera apparentemente casuale. Momento. E qui entriamo nel vivo, diciamo, del nostro argomento. Jackson Pollock nel 1947 quindi adotta questa tecnica. Come si fa? Già ho iniziato a spiegare un pochettino a Max Ernst. Lui affina ulteriormente questa tecnica, agevolandosi sia con le mani direttamente, che con pennelli, che con una mazza. Quindi, diciamo, utilizza questi tre mezzi per il suo gesto pittorico. Perché qui siamo nel campo della performance, perché per fare quadri di quelle dimensioni, come faceva Jackson Pollock, bisognava faticare veramente, perché tutti i muscoli del corpo erano interessati in questa azione pittorica, la action painting appunto. Diventava un vero e proprio sforzo fisico. Perché spesso lui utilizzava grandi dimensioni, quindi queste tele venivano appoggiate al pavimento, quindi non dipingeva sul cavalletto come facevano gli altri. Poggiava a terra appunto il canva, e aveva spazio sufficiente intorno per poterci girare. E con o questa mazza, o col pennello, o con le mani, o con questo movimento della corda, con questo contenitore bucato nel fondo, faceva il suo
il suo quadro, cioè componeva praticamente questa sorta di movimento di macchie. Naturalmente, lui aveva già in mente come avrebbe dovuto essere il quadro finale, quindi le macchie sono apparentemente casuali, in realtà studiava assolutamente il movimento per poter creare comunque una armonia nel caos. Tra l'altro, questa forma di espressione pittorica, chiamata appunto surrealismo astratto, somiglia moltissimo alla scrittura automatica. Cos'è la scrittura automatica? È un metodo di scrittura in cui si scrivono delle cose senza avere un senso logico, apparentemente, senza alcun nesso logico. Quindi tutto quello che uno viene in mente, mette e scrive. Questo serviva molto nella psicanalisi per capire l'associazione mentale e come funzionassero appunto certe associazioni mentali in persone, insomma, interessate a dover essere visitate da uno psicanalista. Naturalmente questa forma di scrittura automatica è applicata in questo modo con il dripping e quindi con l'action painting. Bisogna anche dire che Jackson Pollock aveva molti problemi psichici e fece anni e anni di psicanalisi, quindi probabilmente anche influenzato da questo, arrivò quindi a utilizzare la pittura come terapia, perché gli fu effettivamente proprio, direi quasi, fu proprio spinto anche a sfogare, diciamo, questa sua inquietudine interiore attraverso questa l'azione pittorica. Naturalmente ha avuto la fortuna di essere circondato da persone che hanno capito il suo talento e che lo hanno portato al successo, cosa importantissima. Quindi, quando mi venite a raccontare che ci vuole a fare, non è esattamente così. C'è uno studio a monte e la persona che ha inventato questo metodo, questo stile, era comunque un artista completo. Non era uno che si è alzato la mattina e ha preso e ha buttato due macchie lì, casuali, insomma, ecco. C'è anche chi lo fa adesso, per carità, non è che, insomma, uno vuole dire che per forza sono tutti artisti, no. Però la differenza tra costoro, cioè tra costui, in particolare lui, Max Ernst, e quelli dopo che hanno imitato, che hanno ripreso, beh, è abissale naturalmente, perché considerate anche il periodo storico in cui lui è arrivato a questa intuizione, cioè ci troviamo nell'immediato dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, quindi capite quanto è stato innovativo e anche di rottura con la tradizione pittorica figurativa, cubista, insomma tutto quello che c'è stato prima, futurista, eccetera, eccetera, comunque aveva una base di figurativo, le avanguardie che ci sono state prima. Qui ci troviamo in un campo del tutto nuovo e proprio per questo anche rivoluzionario rispetto a quello che c'è stato prima. Tant'è che poi, grazie a questa sua intuizione, perché è questo che fa la differenza tra l'artista e il creativo, è quello che ha l'intuizione, naturalmente, ha ispirato tanti movimenti d'arte contemporanea venuti dopo di lui. Quindi è questo, diciamo, che fa di lui un grande artista e un grande innovatore, un vero e proprio, come dire, pietra miliare dell'arte contemporanea. I miei 10 minuti credo siano esauriti. Io vi rimando alla prossima settimana. Cercheremo quindi di riprendere il discorso video art, digital art, perché attraverso il percorso che avevo fatto inizialmente, che ogni tanto interrompo appunto con queste parentesi, spero di portarvi, insomma, alla fine a parlare appunto della video art e quindi della digital art, che è quella che poi pratico io adesso, cioè il disegno a computer. E che dirvi? Di nuovo tanti auguri,
un buon 2018 pieno di soddisfazioni e soprattutto pieno di arte contemporanea, ma anche antica, perché no?